Prima di ogni cosa vi ricordo di venirci a trovare sul forum Dragon Ball Legends Italia per parlare con noi del gioco e sul gruppo Telegram Dragon Ball Legends ATP. Vi lascio tutti quanti i link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati su The Legends of Jimmy. Con questo video andiamo a vedere, almeno con le prime basi, come costruire un team. Costruire un team non è totalmente difficile, cioè non è una cosa complicata. Andiamo a distinguere due fasi. La prima fase è quella di creare un team per combattere negli eventi e la seconda fase è quella di creare un team per combattere contro altri giocatori, quindi nel PvP. Per quanto riguarda la prima fase, la fase degli eventi, la costruzione del team è abbastanza semplice. Per quale motivo? Perché principalmente siamo, diciamo, l'assist è dato direttamente dall'evento stesso. Che cosa intendo dire? Andiamo a vedere gli eventi. Per esempio, prendiamo la Legends Road. Ci troviamo in questa. Anzi, no, andiamo sul Radish Attack, che è un evento normale, che non è una Legend Road, non è una Road, è un evento normale. Ci troviamo in questo caso. Andiamo a vedere l'Hard, la modalità difficile. Prendiamo per esempio l'Hex 1. Cosa ci troviamo? Ci troviamo tre avversari verdi, quindi tre personaggi di tipo verde. Allora, noi cosa dobbiamo andare a pensare? Noi dobbiamo andare a pensare innanzitutto che un team si compone da sei personaggi. Di questi sei personaggi solo tre entrano in campo. Definiamo questi tre personaggi Battlefield, cioè campo di battaglia. Quindi diciamo i tre personaggi in Battlefield, ossia i tre personaggi che combatteranno, che saranno nel campo di battaglia. Gli altri tre personaggi, che non sono per forza quelli nella striscia sotto, possono essere incrociati come vi pare, tanto poi li scegliete prima di combattere. Gli altri tre personaggi che non vanno nel Battlefield, io personalmente, ma penso in tanti, li definisco panchinari, quindi in panchina. Quando io do consigli su come creare un team, dico in Battlefield, scrivo tre personaggi, in panchina e scrivo gli altri tre personaggi. Quindi, i tre che devono andare nel campo di battaglia devono essere ovviamente, torniamo indietro, personaggi, cioè no ovviamente, però è molto più consigliabile avere dei personaggi di tipo viola. Perché? Perché il viola è avvantaggiato nei confronti del verde. Lo vediamo anche sotto dove c'è scritto Advantageous Element. Quindi, ovviamente, in teoria dovremmo costruire un team viola, definito mono viola. Perché? Perché se noi andiamo a costruire un team mono viola, per esempio, io adesso questo è il mio team per la Legend Road. Lo ricostruirò se la smetto di incastrarmi con i personaggi. Ad esempio, andiamo a costruire un team monoviola. Prendiamo Vegeta, Chilled lo tolgo. Prendiamo Vegeta, prendiamo Tarles. E prendiamo. Non metto Super Saiyan 3. E prendiamo lui, Chaozzi. Ok. Quindi voglio che questi tre vadano a combattere. Perché? Perché sono i tre personaggi più forti che io ho nel team. Quindi, che cosa faccio? Questi tre sono i Battlefield. Anzi, per dimostrarvi che non c'entra niente la posizione, li metto sotto, anzi, incrociati, facciamo così. Li metto incrociati. Mi servono altri tre personaggi che stanno in panchina. Perché alcuni diranno? Perché i personaggi in panchina, quindi i tre personaggi che non combattono, sono fondamentali perché danno un boost ai tre personaggi in Battlefield, quindi ai tre personaggi che entreranno, diciamo, nel campo di battaglia. Gli danno un boost e vanno a potenziarli e quindi avremo un team che combatte più forte. Andiamo a vedere in che modo questi li potenziano. Dobbiamo sempre, ogni volta che creiamo un team PvP o PvE, cioè contro negli eventi, dobbiamo sempre andare a vedere la Z Ability. In questo caso, questo Freezer potenzia il Blast Attack del 22%. Poi la percentuale dipende dalle stelle che ha il personaggio. Insomma, potenzia, c'è scritto Element Purple, quindi andrà a potenziare il Blast Attack dei Purple. Allora io dico, lo metto in campo. State ad osservare quel numeretto vicino a Ability Bonus. Aumenta fino a 408. Per quanto riguarda l'Ability Bonus, lascerò il link alla fine del video perché io ho fatto un video sull'Ability Bonus e vi consiglio di andarlo a vedere. Per quanto riguarda quindi in questo caso Freezer, andrà a boostarmi Vegeta, Yaozi e Tarles. Ad esempio, metto un altro viola, Tai Pai, o un altro viola. Però è a livello 600, quindi è più scarso, non lo voglio utilizzare. Andiamo a vedere la Z Ability, anche lui potenzia l'Element Purple, cioè il critico dei viola durante la battaglia. Buono, io lo voglio mettere, c'ho solo lui e metterò lui. Guardate sempre Ability Bonus e aumenta. Il perché aumenta così tanto, appunto, lo spiego nell'Ability Bonus.
un altro viola, andiamo a mettere un altro viola che magari, non lo so, ci può aiutare, Krillin. Andiamo a vedere lui. E lui potenzia il Blast Defense. Quindi andiamo a mettere Krillin. E arriviamo in questo modo a creare questo team qui. Così avremo i tre che andranno in campo, nel campo di battaglia, e i tre che mi daranno supporto. Quindi è molto importante perché, ad esempio, Vegeta, che è di tipo Blast, un Renge Type, Tarles, che è un Renge Type, avranno un boost proprio del Blast Attack da parte di Freezer, eccetera, eccetera. Quindi ci vuole, appunto, sulla base di questo, cognizione quando si crea un team. Ci vuole cognizione nel senso che se noi abbiamo principalmente tre personaggi di tipo Melee Type, quindi che vanno a riempire di botte l'avversario coi pugni, e gli potenziamo il Blast Attack, potrebbe non essere una buona idea, proprio perché se il forte di quel personaggio è lo strike, è inutile potenziargli il blast. Poi comunque ci sono migliaia di punti di vista, perché magari c'è una persona che preferisce potenziare il punto debole del personaggio, io come altri invece preferiamo potenziare il punto forte, in modo tale anche da, diciamo, appunto, picchiare più forte. Quindi sulla costruzione del team ci sta veramente veramente tantissima roba da dire, e spero di poter toccare i più punti possibile poi tramite i commenti che magari mi lasciate sotto, o magari altri video anche più avanti. Quindi in questo modo noi abbiamo creato un cosiddetto team monocolore, cioè un mono purple. Quindi io per ordine li rimetto su questi tre che andranno in campo, però li possiamo mettere come ci pare, tanto alla fine li decidiamo noi quali portare in battaglia. È pronto questo team e lo possiamo andare ad utilizzare nell'evento. Ovviamente livello 1500, livello 1000, livello 1500 non c'è bisogno neanche di dargli item o dargli un soul boost molto 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 forte. Cos'è il soul boost e cos'è quella dicitura 398%? Anche in quel caso ho fatto un video che vi lascio il link alla fine, ma trovate anche il link in descrizione. Ho fatto un video sul soul boost, quindi spiego un po' di cose del soul boost. Se vi interessa andate a vedere anche quel video, ve lo consiglio. Quindi noi siamo pronti, possiamo andare a effettuare la nostra battaglia e ovviamente tutti i nostri personaggi faranno un danno maggiorato proprio perché sono avvantaggiati. E quindi questa è la semplice creazione alla base, diciamo, di un team monocolore negli eventi. Però ovviamente non sempre ci sono personaggi che hanno lo stesso colore. Infatti in questo caso, per esempio, nell'X1, nella modalità normal, abbiamo un blu, un viola e un blu. Quindi i colori avvantaggiati saranno un verde e un giallo. Allora a quel punto possiamo andare a decidere di fare due cose: o fare un colore ibrido, quindi non un hybrid team con Gohan e quelli là, un colore ibrido, cioè abbiamo detto, scusate, non ricordo, verde e giallo, ok. Quindi verde e giallo, possiamo creare un colore ibrido, cioè possiamo dire io metto piccolo, metto Paiguan, e siccome sono due blu preferisco due verdi, quindi che ne so, mettiamo uno a caso, mettiamo C16, e poi sotto, quindi con i panchinari, andiamo a dare un boost proprio a quei tre. Quindi decidiamo, che ne so, di dare un boost di giallo, due boost gialli a Paiguan e uno verde per quei due. Quindi andiamo a mettere, che ne so, Yamcha Extreme, che ce l'ho da qualche parte, o Tarles, va bene anche Tarles, che potenzia verdi, e poi un giallo che possa potenziare i gialli, ad esempio Tenzinan e anche Freezer. E così abbiamo fatto un ibrido, un colore ibrido che possa andare a contrastare, quindi a fare l'evento. Premiamo conferma. Ovviamente questi sono livelli alti, quindi li schiacciamo anche con un solo personaggio di tipo non avvantaggiato, quindi potevo utilizzare anche un rosso contro il blu e vincevamo comunque. Però io parlo proprio a livello di chi è alle prime armi e ha personaggi magari a livello 400 che dice oddio non so come costruire. I team sono negli eventi, sono abbastanza semplici. L'altra opportunità è andare a creare un team vero e proprio, cioè un team prestabilito, quelli che fanno parte nella cosiddetta tier list, che sono dei team. Per esempio a noi ci servono verde e giallo, possiamo andare a mettere Kid Gohan, Super Trunks, e già abbiamo un giallo e un verde. E poi possiamo andare a mettere un, io non ho Goten, non ho Trunks, non ho Gohan Super Saiyan 2, vabbè, insomma. E poi possiamo andare a mettere, ad esempio, mi pare, eccolo qui,
Mettiamo lui, se ce l'abbiamo, che ne so, a livello 400, anche in questo modo che ci boosta questi tre personaggi. Questi due personaggi sono tutti e tre hybrid. E poi sotto ci possiamo andare a mettere dei boost colori, se non abbiamo altri hybrid. Quindi comunque si può creare un team in questo modo. L'importante è, negli eventi, andare sempre a scegliere dei colori avvantaggiati. E proprio questa poi è la chiave che ci permette, quando viene chiesto nelle missioni degli eventi, di fare un Rising Rush da tot milioni di danno. Proprio questa è la chiave. Poi ci sono anche delle piccole strategie in cui ti devi fare eliminare due personaggi, rimani con un solo personaggio, eccetera, e a fare il Rising Rush sul personaggio più scarso suo. Però si deve fare sempre con un personaggio di colore avvantaggiato. Quindi la base di costruzione di un team PvE è abbastanza semplice. Parleremo poi successivamente, anche farò un video sugli item, in generale una guida generica, ma questo è. Cosa dobbiamo osservare poi dell'avversario? Dell'avversario dobbiamo osservare il livello. Ovviamente lui avrà, più si fa difficile l'evento, più il livello sarà alto, quindi è consigliabile avere diciamo un team con dei livelli alti, il più alto possibile. Se siamo all'inizio sarà complicato riuscire a vincere, magari con dei livelli 600 contro 3 avversari di livello 900-920, è un po' difficile, quindi non è tanto quello. Per quanto riguarda un team, poi vi ricordo che se voi avete, che ne so, 3 personaggi al 900 e dobbiamo combattere appunto contro questi 3 personaggi a livello 900, questi qui, noi abbiamo 3 personaggi a livello 900, se mettiamo 3 panchinari, quindi che ci danno il potenziamento a questi 3 che vanno in campo, se questi 3 panchinari sono tutti e 3 di livello 1, per esempio, perché ci serve solo il boost, non cambia se abbiamo un personaggio a livello 1 o a livello 10 milioni, il boost sempre quello rimane, perché dobbiamo guardare appunto la Z ability. Se noi li mettiamo a livello 1, ovviamente si abbasserà quel livello che vedete sotto ability bonus, quell'altro numero, quello che attualmente è 651, si abbasserà ovviamente, inevitabilmente. E il computer, magari il gioco ci dirà il livello non è abbastanza alto per combattere l'avversario, ma non fa niente, no? Non ci interessa quello, non ci interessa semplicemente che i tre che portiamo siano forti, siano a livello adatto per la battaglia, che poi gli altri siano livello 1 o ancora non siano nati, non ci interessa, l'importante è la loro Z ability. Quindi ricordiamo, la parte importante è la creazione di un team si basa su Battlefield e Panchinari. I tre in Battlefield sono quelli che ci servono, con cui combatteremo e contro cui l'avversario cercherà appunto di difendersi. Gli altri tre sono i panchinari, che sono quelli che danno il boost a quelli in Battlefield. Questa è la cosa più importante da sapere. Negli eventi, ovviamente, più diventano complicati, più si fanno difficili, ad esempio l'ultimo di Radish, più si fanno complicati 1100, 1180, 1140, e più ovviamente i nostri personaggi dovranno avere un livello alto. E anche degli item. Ripeto, questo è il video sugli item, lo farò prossimamente, quindi quali sono quelli consigliabili per determinati personaggi, sempre in maniera generica, cioè non starò lì a dire per questo personaggio è così, per questo è così, perché secondo me è un po' come a scuola, no? È un po' quando dici mi impara a memoria tutti gli integrali e tutte le cose, no? È meglio imparare la teoria alla base e poi poter applicare su tutti quanti i casi. E questo è, spero di aver detto un po' tutto in poche parole, quanto per quanto riguarda appunto, scusate il gioco di parole, il PvE.